Stati Uniti, Ethan salvo e in buone condizioni fisiche dopo il blitz degli agenti dell'FBI nel bunker del suo sequestratore in Alabama. Finisce con l'uccisione di Jimmy Lee Dykes e la liberazione del bambino di 5 anni, la crisi durata una settimana, 7 giorni che la vittima ha trascorso in un bunker di 2 metri per 3 costruito nel giardino dell'assalitore. Abbiamo visto il signor Dykes impugnare una pistola, a quel punto gli agenti dell'FBI hanno temuto che il bambino fosse in pericolo imminente ed hanno fatto irruzione per salvarlo. Il bambino è in condizioni fisiche apparentemente buone, in cura presso l'ospedale locale. Il rapitore è deceduto. Dykes era un veterano pluridecorato, aveva servito nell'aeronautica in Vietnam. Martedì scorso aveva fatto irruzione armato in una scuola bus a Midland City, minacciando di uccidere tutti i presenti. L'autista, che aveva opposto resistenza, era stato freddato. Sul piccolo ostaggio di 5 anni, affetto da una forma di autismo, e sulla sua famiglia le autorità hanno mantenuto il massimo riservo.